52esima puntata di Katia! Ma chi l'avrebbe mai detto? Cos'è questo jingle? Oggi la puntata di Katia sarà tutta una puntata musical, non ve l'abbiamo detto. Ma che idea di merda è, Alberto? E perché io non vengo briefato su queste idee? Così perché siamo il teatro dell'improvvisazione, il bagaglino, no? Cosa ci fa Katia di nuovo qui che avevamo detto e cominciamo col nuovo progetto di rubrichette e fai questo e fai quello e invece siamo ancora qui con Katia? C'è perché? Perché ha bussato. C'è avuto un coccolone. Cose che diremo oggi qui a Katia. Tornerà la rubrica Non usa la fake news. Che ormai piace tantissimo. Piacevolissima. Ci sarà un torneo, ti dico un solo torneo? Questo. Un torneo? Io credo ci sarà anche della critica papale. Ok, va bene, ci piace. E poi? Cosa mi sono segnato io? Ah sì, la sigla! Katia, 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 chi è l'amica di mamma che di domenica si imbuca alla festa? Katia, 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 chi è? Si veste di animali e mette sul caffè, poi si stressa. Katia, 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 lo sa che non c'è felicità senza un po' di follia. Per lei il mondo è bello perché è sempre vario. Giudica, 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 giudica. Io vorrei cominciare la puntata di Katia con una domanda. Me la sono segnata perché è molto specifica. Io ne ho un'altra prima di te, scusa. Vai. Esiste un podcast con una sigla più bella di Katia? Secondo me no. Io non voglio fare shading perché non so neanche di chi sto parlando. Però so di chi sto parlando invece. Di Katia. Ringraziamo sempre Matteo Sugan per averci dato questa sigla meravigliosa. Ma ringraziamo anche noi stessi per Katia. Scusami Alberto, oggi sono un po' romantico. Posso essere romantico una puntata di Katia? La domanda che volevo farti è Katia, ascoltami bene. È il tipo di persona che tiene i noccioli o noccioli, come cazzo? Oh, ho già capito. Delle ciliegie per farci il sacchettino da ascoltare in microonde per curare la cervicale? 100% sì. E quanti anni deve conservare? E quanto puzza quel sacchetto? Sì. Cioè sono noccioli che sono stati ciucciati con un po' di residuo, perché i noccioli di ciliegia poi li vedi sono un po' sporchini, perché secondo me non gli danno sempre sta gran lavata. Il valore di quel sacchetto di ciliegie oggi quant'è? Saranno almeno 200-300 euro di ciliegie, no? 100% vale come un diamante creato in laboratorio. È come una visita dal fisiatra che ti fa la manipolazione e ti ha passato il mal di collo per 3 giorni, perché poi ritorna perché il fisiatra, ricordiamolo, è come Spotify, è un servizio in abbonamento. Certo. Va bene, va bene, va bene. Ma oggi a Katia ci saranno tanti argomenti, come sempre. Pianti, ospiti dal Brasile che compaiono, Alberto che si sorprende. Il mago del Nascimento. Ma vogliamo già dare un piccolo spoiler che secondo me metterà insieme, hai presente a Beautiful Mind, che la gente ancora le dice, ma perché c'è Katia sta settimana? Raga, io vi do già uno spoiler che però arriverà più avanti, e se volete sapere poi chi è, dovrete guardare. Dovete sapere che questo è un primato a Katia, perché è la prima puntata di Katia. Pensate, abbiamo dovuto aspettare 52 puntate. È il solito, facciamoci delle domande e diamoci delle risposte. Quanto tempo è che non ci facevamo delle tantissimo domande? Si vede. È la prima puntata di Katia in cui c'è uno sponsor. Katioline, Katioline, ma ci pensate che qualche brand, qualche azienda che fattura dei soldi decide di darne una parte a noi per parlare di loro. Secondo noi è un brand carino. È una cosa incredibile, scoprirete chi è verso metà puntata. Verso metà puntata. Però Katia è anche meta Katia, cioè Katia parla delle cose che succedono a Katia. E così, se vi stavate domandando perché c'è Katia questa settimana perché c'è lo sponsor, raga, cosa faccio? E cosa gli dici? L'arriva lo sponsor, mi dice voglio Katia e dici no, quella settimana non c'è. Facendo. Ma certo, ma facciamo la puntata. Allora, io ti propongo di partire con un argomento oggi. Ok, va bene. Che è secondo me molto fresco, molto estivo e piacere molto zuccherino. Non voglio le mode dell'estate. No, è meglio. È una ricetta per un'insalata di riso. No. Avete già mangiato la vostra prima insalata di riso estiva? Perché io no e sono sinceramente addolorato. Sì, addolorato. E guarda, puoi farla. Ma potresti farla tu, Alberto, che sei allora, tanto bravo ai fornelli. Forse l'ho già detto a Katia. Mia nonna chiamava l'insalata di riso i risi insalata. Oddio, è molto mi dice più, qualcosa. È un nome molto meglio, secondo me.
I Risi Insalata? Mi sembra anche il nome di una band, certo. Come al solito oggi. Anzi, uno di quelli che esce da Amici. Sai che adesso c'è il Guercio, lo Strumbo. Non c'è più nessuno che si chiama Paola. Friscolo. Sì, esatto. Dov'è Anna? No? Francesca, Giulia. Ma allora, il gioco che vorrei fare con te oggi. Non c'è neanche Maria Catena come cantante. Non c'è anche Maria Catena. Maria Catena. Mary Chain. Mary Chain. Mary Chain, ti stiamo aspettando. Sono completamente scemo. Ho scoperto che Big Mama si chiama così perché fa mammone di cognome. Sì, 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 sì. Ma io ero lei iconica, una gran donna, l'amo. Siamo qui per fare oggi un torneo fresco. Perché Katia è anche, come dire, sport. Sì, beh, soprattutto. E qui siamo qui per fare un torneo di frutta estiva. Io ti leggerò i nomi della frutta estiva e tu mi dovrai fare la tua classifica. Va bene, ma che rilevanza storica ha questa cosa? Beh, tu hai altri argomenti, scusa. No, sì, sì, ce li ho, ma a quanto pare devono aspettare la Macedonia che hai messo in campo. Allora, perché secondo me tu riuscirai ad essere sufficientemente polemico per rendere questo torneo interessante, ah, capito? Quindi allora, mi hai chiamato come opinionista, una sorta di Alba Parietti, esatto, della frutta. Bravissimo. Ti leggo i nomi della frutta estiva, tu aspetta che io li legga tutti e creati la top 3 della tua preferita, ma non è veramente quello che mi interessa, no. Ma soprattutto voglio sapere la top 3 della tua spreferita. Preferita? Cioè quella che odi. Di solo quelli che mi dirai tu. Solo quelli che ti dirò. Saranno tutti. Vabbè, ho trovato questa tabella su internet, saranno la tabella dei frutti di Alberto, sentiamo. Vabbè, scusami. Partiamo. Ha una sigla questo ha segmento, sigla, o certo. Sbaglio? Torneo. Non perché farle così male. Frutta, quale buona e quale brutta. Frutta, quale buona e quale brutta. Mamma mia. Questa è la neanche sigla. In una sigla che ha tre note in totale. Dai. Sei riuscita a imbroccarle tutte. Ma sei era perfetto. Allora, ti leggo la frutta. Sì. Okay. Albicocche, anguria, ciliegie, fichi, fragole, lamponi, mele ad agosto, vabbè, mele, meloni, mirtilli, pere, basche. Ma quante ne devi susine, uva, fine. Okay. Qual è la tua preferita dalla 3 alla 2 alla 1? Facciamo prima la cosa più noiosa. Allora, ti devo anche dire che purtroppo la vita mi ha preso a pugni perché sì. Finché tu mi elencavi questa frutta, io ho avuto fatica a sentire una scintilla dentro di me. Ok. Perché ho pensato che ogni singola frutta ha i suoi pro e i suoi contro. E i suoi contro, certo. I pro che io ho deciso di accettare. Edoardo Zaggia, quindi per favore non arrabbiatevi con me nei commenti. Sì. Le mie preferite sono uva. Al terzo posto, ok. Uva, pizzutella, senza semi. A Edo piace l'uva pizzutella. Da frigo. Allora, certo. Dico pizzutella solo per dire pizzutella. Magari ce ne sono di più buone. Io mangio solo quella perché è al supermercato. La voglio in frigo, la voglio con meno semi possibili. Certo. Se poi, malauguratamente, questi chicchi d'uva sono stati intinti nel cioccolato fuso. Certo, vabbè. Messi su una carta forno e lasciati in frigo una notte, io apprezzo un va po' bene. Di più. Secondo posto. Secondo posto, mi rileggi un po' cosa c'era. No, cioè, perché basta, ti giuro non... pensaci all'estate, dai, non c'ho voglia di rileggerti. No, posso saltare il secondo posto? Va bene, vai al primo. Secondo posto io lo salto. Va bene. Perché sento che la frutta del secondo posto devo ancora scoprirlo. Al primo posto, dai. Al primo posto metto ciliegie. Ciliegia solo se la posso mangiare a casa, col piatto sotto, mangio la ciliegia e sputo il nocciolo, certo. Senza fare il gesto elegante. Mi spiace, mi spiace. Che poi è elegante, non è, voglio dire. Senza sputarmi in mano, sputando direttamente. Mi spiace, però a volte bisogna tenere qualcosa degli anni 50. Certo. E noi abbiamo scelto la maleducazione nei modi. Va bene, ma andiamo alla spreferita. Ma cioè... e tu, scusa, questa cosa la fai dopo? Allora io ti direi, in ordine sparso, al terzo posto metterei fragole, poi metterei ciliegie, poi metterei pesche al primo posto. Ma le pesche devono essere belle, mature, quasi che si sfragnano mentre le mangi, capito? Devono colare, devono essere zuccherine. Le pesche, quelle dure, che devi mangiarle tipo delle mele, dico, allora mi mangiavo una mela, capito? No. Mi mangiavo un toast che aveva la stessa consistenza. No, non hai capito niente. Ho bisogno che la pesca sia praticamente quasi marcia. La migliore delle mele non si avvicina nemmeno alla peggiore delle pesche. Ma tu stai scherzando? No, Alberto, io questo lo dico. Guarda che litighiamo. E sono pronta a tatuarmelo. Tu non mi puoi dire che una pesca dura è come una mela, perché la mela ha quella fibrosità che è stata sviluppata nel laboratorio Garnier del diavolo. Il diavolo ha visto la sabbia e ha detto: come posso rendere la sabbia un frutto? Ha idratato la sabbia e l'ha messa dentro una mela. Io non apro neanche la seconda parentesi a questo punto che mi fai venire in mente. E cioè, la mela la vogliamo croccante o la vogliamo farinosa? È proprio una croccante. Cosa che spacca a metà. No, io la voglio farinosa. Cioè, io la voglio che mi si sfregola in bocca come se stessi mangiando un cucchiaio di semola. Purtroppo, capito? Prima o poi arriverà il giorno del giudizio e la gente come te sarà la prima a venire presa per i piedi e portata dove ci devono portare. Quindi io pesca al primo posto, tu ciliegie. Ma andiamo alla cosa più interessante, cioè qual è la tua spreferita? Allora,
ancora, ne abbiamo già parlato pochi istanti fa. Io purtroppo ho un grosso problema con la mela. Ma hai appena detto che ti piaceva. Può piacere o non piacere? Ti piaceva più di una pesca? No, ho detto che mi piace più la pesca, sei scemo. Ah, anch'io intendevo quello allora. Allora l'hai espresso male. No, scusami, ho detto che la migliore delle mele non si avvicina alla peggiore delle pesche, quindi preferisco la pesca. Ah, ok, era detto in un modo un po', mamma mia, dove ma non hai capito niente. Ma se ti sei arrabbiato? Appunto. Perché ti sono piace d'accordo la mela? Con te. Anche se ti ho detto che la mela ha quella fibrosità sviluppata nei laboratori Garnier. Garnier del diavolo. Ah, ok. Ma ce la fai? Scusa, ma, non ma avevo tu capito. Ascolti il podcast che fai? O... Eh no, sono impegnato a sentire queste tue metafore che devi fare. O lo guardi e basta su YouTube. Fine. La peggiore. Adesso c'è sempre 3-2-1, no? Vabbè, cioè secondo me c'è un primo posto facilissimo. Oh! Ah! L'ho riletto perché io prima l'ho sentito ma non ho voluto memorizzare. Certo. Però allora io voglio col terzo e il secondo posto far arrabbiare l'Italia. Ok. La polemica serve. Katia ci campa, l'amica pettegola di tua madre, diciamolo, vive di polemiche. Terzo posto, la mela. Mi spiace. Ok. Mi spiace, è una gran donna, c'è chi piace, c'è chi non piace, a me non piace. Va bene, secondo. La rispetto per quello che fa, la rispetto nella torta di mele. Stiamo parlando di frutta cruda, no? Sì, tra l'altro mi ero segnato un altro argomento che ha a che fare con le mele. Segnato da un po' di puntate, ne approfittiamo per parlare. Senti che minchiata. La mela Pink Lady non è la mela più canti di tutte quante. 100%. Cioè, 100%. E tu, pur avendo le mele all'interno della loro categoria, la Pink Lady, tu comunque me le metti tra le preferite. Sì, perché ti ripeto, la migliore delle mele non si avvicina alla peggiore di molti altri frutti. La mela Pink Lady, fra le mele, è quella che ti dice che ti trova ingrassata. Ok, certo. La mela Pink Lady è quella che ti dice stasera, ma sì, ci vestiamo scialle, non importa, e poi lei arriva con la minigonna al tacco 12, tu dici ma cazzo, ma sono scemo io tirata allora. Come una fionda. La mela Pink Lady la vedi con un bellissimo eyeliner, le dici che bello, di dove è, dice non lo so, non mi ricordo, e lei lo sa benissimo. Certo, non te lo vuole dire perché fa gatekeeping. La mela secondo. Pink Lady anche va ai saldi di Michael Kors, Max Mara, tutte certo. queste cose qui, ma non ti avvisa, no, ti fa vedere le robe che ha comprato, dici cazzo, potevi invitarmi anche a me. Al secondo posto, sì. Io qui voglio far arrabbiare l'Italia, Italia. Ed è, ascoltatemi bene, aprite le orecchie, sì. Una denuncia sociale. Al secondo posto della frutta spreferita sono le fragole, raga. Dai, no. Le fragole sanno da acqua di pozzo. Ma che le fragole, fragole mangi, non hanno senso. Le mangi, dici che bella la fragola rossa, dentro è bianca. Al primo posto, raga. Io lo so, la M-word. La M-word, va detto. C'è chi piace, c'è chi non piace. Sto parlando del melone. Il melone non è sostenibile, no. A livello odoroso. Odoroso, ma anche umanitario. Cioè il melone vuole estinguersi, no, per la puzza che fa. I semi sono un po' più comodi. Oddio, dell'anguria. Sai cosa ho appena visualizzato? Quando devi aprire un melone e scavarlo col cucchiaio, no. Per togliere la peluria. È io la mi divento zucca matto. D'estate. È mi la zucca d'estate matto. Tu invece i tuoi preferiti? Spreferito metterei, vabbè, fichi, cacchi, melone. Allora, sì. Tu pensa che io fichi li stavo per mettere fra i preferiti. Brava, lo so che ti se piace. Se non che ho visto che ci muoiono le vespe dentro. Non ho capito se è vero o non è vero. Per certi fichi, sì. Il fico viene fecondato. Sì. Se entra la vespa, viene fecondato, entra la vespa, fa non so cosa e poi muore. La vespa o il fico? La vespa. E quindi dentro il fico c'è una vespa decomposta. Che tu non la vedi? È vero? L'hai visto non su TikTok o l'hai visto 100%. In un giornale scientifico? 100%. Focus Junior, so. Io purtroppo non lo so più. Se sia vero. Ma qual è la differenza fra Focus Junior e TikTok? Io credo nessuna. Non è vero, punto. Insomma. Grazie per questo intervento. Secondo me l'Italia ne esce comunque più arricchita, no? Allora, grazie a te. Perché tu ringrazi me? Sono io che devo ringraziare te. Sei proprio un'anima candida. Grazie, assolutamente. Dai. Non arrabbiatevi con noi, mi raccomando. Noi siamo, no, delle anime pure, sì. Delle persone semplici. Possiamo sbagliare, possiamo non sbagliare. Dei viaggiatori errabondi, come si dice. Errabondi. Erranti sulla terra, no? Stiamo imparando a vivere, eccetera. Esatto, eccetera. Esatto. Altro argomento, sì. Che ti propongo, Alberto. Vai. E anche qui forse c'è un istinto litigioso. Certo. Un istinto alla polemica. Certo. Un istinto che vuole risvegliare gli okay. animi e le coscienze. Va bene. È una problematica, diciamolo, settoriale. Certo. Cioè relativa al nostro lavoro. Le persone da casa, secondo me, si potranno rispecchiare in questa cosa perché è una cosa che succede un po' a tutti. Sì. Hai presente quando veniamo invitati agli eventi, no? C'è eventi. Un evento. Un evento è qualcosa che accade, no? E per accadere qualcosa ha bisogno di un orario. Ok. C'è un orario in cui accade un evento e noi veniamo invitati a un evento in quell'orario. Certo. Io vorrei parlare col signor Bertino. Sì. Oggi del fatto che veniamo invitati agli eventi, arriviamo alla location dell'evento e purtroppo l'evento non è ancora cominciato. Ah, non sì. È ancora a
avvenuto. Eventato. Non è ancora eventato. Io sono qui con te per discutere del fatto che veniamo invitati alle cose e le cose non sono ancora cominciate e ci viene da pensare. Ci hanno dato l'orario sbagliato perché pensano che arriviamo in ritardo? Edoardo e Alberto o la categoria di Edoardo e Alberto, quindi in questo caso diciamo gli influencer, sì, i content creator, sì, no? Le persone così che vengono per allora, fare sì, colore. Secondo me è la seconda, anche perché quando ti invitano a un evento che deve cominciare ad un'ora specifica, esempio la proiezione di un film, sì, lo sottolineano molto bene nella sì, cosa, dicono mi raccomando puntuali perché il film comincia a quell'ora. 21. Ma perché ti arreca danno questo? Perché io vivo ogni secondo come l'ultimo secondo. E soprattutto io sono in ritardo. Io sono in ritardo a prepararmi e in più ho un grande deficit quando sono in ritardo. Cioè c'è qualcuno che mi dice muoviti, sei in ritardo, guarda che non arriviamo in tempo, sì. Non farò nomi, non no, dirò figurati, abbiamo capito. E quindi purtroppo noi arriviamo sempre in orario a questi eventi, che però io credo siano programmati, sono progettati per essere per l'Edoardo in doccia. Per l'Edoardo in doccia un quarto d'ora prima che inizi l'evento. Come si risolve? Se questa cosa ti turba tanto, c'è un modo per risolverla. Cioè andare separati all'evento. No! Io esco all'orario giusto per arrivare puntuale. Tu esci quando vuoi. Questa. E arrivi all'orario che vai, guarda che per me non questa c'è nessun problema. Questa è una frase da Katia. La mamma non tu è, sei la peggiore delle Katia in questo momento. Allora, parliamo di una cosa. Parliamone. Devo fare un momento lamentela pubblica. Cioè, bello. Perché ogni volta che ti dico di uscire, dal momento in cui ti dico andiamo a fare una passeggiata, a mangiare un gelato, al momento in cui effettivamente usciamo passa mezz'ora. E questa è questa è una dichiarazione pretenziosa. Tu devi capire, Alberto, che quando parli con un professionista del proprio corpo, sì, uno non è che andiamo a mangiare un gelato, boom, vai, io devo sistemare il capello, mettere un unguento, scegliere l'outfit, cioè non è, no, allora anch'io ti dico vai risolvimi questa equazione. Ma tu non la sai risolvere subito. Però è che a volte uno vorrebbe fare mezz'ora di pausa per bersi un caffè, ma la mezz'ora di pausa si consuma nel vederti che ti prepari. Ma allora ringrazia che invece che mezz'ora io ti ho regalato un'ora di pausa. Mezz'ora a guardare me, mezz'ora a guardare il caffè. A volte il tempo è un po' quello che il è. Il tempo è relativo, la relatività del tempo di Einstein. Era questo, no, certo. Parlava proprio di questo, certo, cioè di dover uscire, ma uno comunque relativamente si deve dare una sistemata. Certo. Va bene, addirittura l'avevi segnato. L'avevo segnato. Da parlarne, ma con me in privato o a Katia? No, a Katia. Io ne avrei parlato in privato. Perché sai per che dire. I panni sporchi si lavano a casa. Katia. No, a Katia. Si lavano a Katia. Comunque, bando alle ciance, per la prima volta Katia, momento sponsor. Posso dire una cosa? Vai. Sulle pubblicità che noi di solito facciamo su Instagram. Sì, vai. Che sono molto divertenti. Secondo me sì. Si può dire, è una cosa su cui ci impegniamo. Diciamo, ok, la pubblicità la conosciamo tutti, esiste nel mondo, a noi ci dà da campare. Certo. Però perché non renderla divertente? Alberto, momento sponsor, dobbiamo inventarci una sigla, certo, no? Certo. Sì. Lo sponsor qua, qui a Katia, tornerà, chi lo sa? Mi raccomando, ringraziate lo sponsor nei commenti. Ti piace? Bella, molto bella. Bella, vero, fresca, innovativa. Lo sponsor di questa puntata è Eiralo! Eiralo, e leggo, è il primo negozio di sim al mondo pensato per i viaggiatori, perché consente di avere accesso ai sim in oltre 200 paesi e regioni in tutto il mondo ai prezzi locali più convenienti. Così non dovrai mai più portare con te le schede sim o cambiare il tuo numero durante i viaggi. Tra l'altro, Edo, noi l'abbiamo usato l'anno scorso quando siamo andati a New York, mm-hmm, ed è stato comodissimo perché avevamo zero ansie di tariffe extra dal nostro operatore e tutti i giga per caricare le storie che dovevamo caricare. Se avessimo avuto il nostro codice sconto l'anno scorso l'avremmo sicuramente usato. Il codice è Edoardo3, è valido fino al 31/12 e può essere usato per ottenere $3 di sconto sull'acquisto della prima eSIM. Secondo me Eira lo piacerebbe anche a Katia, l'amica pettegola di tua mamma, certo, che ogni volta prima di un viaggio e chiama Kevin e gli deve chiedere ma cosa devo fare con la SIM, e poi arriva lì e usa i giga del suo piano e consuma tutti i soldi nel conto e poi non sa se può telefonare, cosa deve fare. Insomma, con Eiralo si risolve tutti questi problemi prima della partenza o anche in loco. Eiralo non ti fa avere soltanto i giga, ti fa avere anche SMS e chiamate, così la Katia quando sta fuori dall'Italia è tranquilla, mi può caricare le sue storie WhatsApp, aggiornare le amiche, eccetera eccetera eccetera. Soprattutto le storie WhatsApp, diciamolo. Raga, comprare una eSIM con Eiralo è facilissimo, ci riesce anche Katia, che diciamolo, lei non è brava con le tecnologie.
Vi lasciamo il link qua sotto per provare Eiralo e... Grazie, grazie Eiralo! Allora Alberto, andiamo avanti. Io adesso ho per te due argomenti fra cui puoi scegliere. Ok. Ti darò delle parole chiave. Vai, ok. Papalina o camicia di forza? Ho paura di entrambi gli argomenti, nel dubbio vado con papalina. Papalina? Sì. Io voglio parlarti di questa notizia sconvolgente che abbiamo scoperto qualche settimana fa. È passata una settimana. Sì. Però io ci sto ancora pensando. Sì. Venerdì scorso il Papa ha incontrato i comici. Wow. Non so se avete visto, non so se vi è arrivata la notizia. Erano comici da tutto il mondo. Sì. Però noi ci siamo concentrati sugli italiani e gli americani. Certo. C'erano anche i francesi. Francesi qui. No, perché loro non fanno ridere. Non è loro vero. Non ridono e non fanno ridere. C'erano purtroppo anche i tedeschi. C'era Michel Hunziker che ha partecipato all'All Germania. Ma forse sai che no? Stranamente Michel Hunziker. E poi, cioè, è regina della comicità, cioè... Striscia la notizia. Come hanno potuto dimenticare? Forse lei aveva degli impegni. Sì. Fra l'altro, lei avrebbe anche l'aggancio con le guardie svizzere. Magari lei è già lì che fa spesso un aperitivo, un aperitivo. Raga, ci sono anche le immagini e sono magiche. Ma io vi voglio leggere l'elenco dei comici che hanno incontrato il Papa. Dai. Il Papa ha incontrato Massimo Boldi. Sì. Massimo Boldi gli avrà fatto sulla papalina: Cipollino, Cipollino, Cipollino. Anche Lino Banfi ha incontrato il Papa. Sì. Gli avrà detto: porca puttana. No. Cioè, perché poi li ho visti. Loro facevano la passeggiata e stringevano la mano al Papa. Sì. Nel mio cuore, io vorrei che ognuno di loro avesse detto la sua catchphrase, no? Le frasi per cui sono famoso. Chi è Tatiana? Tatiana. Cioè, bravissimo, perché c'era Gabriele assolutamente Cirilli. Gabriele Cirilli. Giusto così. Ho visto Lucianina Litizzetto. Lucianina Litizzetto gli avrà fatto un Walter e la Yolanda al Papa. Il Walter! Sai cosa? Non c'era Fabio Fazio, per esempio, vabbè, perché conto. Loro tanto si sentono su Zoom, sì, nelle cioè sue puntate. No, ogni volta ospite il Papa, che tempo che fa, ed è sempre sullo schermo. Vabbè, grazie al cazzo. Va bene, però no, sarebbe un'altra cosa vederlo, certo, seduto sulla cadreghetta. Ma cos'è? Che il Papa aveva voglia di farsi due risate e ha detto: fammi venire i comici, no? Il Papa ha detto... Fammi cercare la dichiarazione. Intanto il Papa ha detto: si può ridere anche di Dio? Certo, non è bestemmia, per fortuna. Ok, va bene. Nessuno Papa qui aveva parlato di bestemmie. Però ora che le nomini, ha detto tipo: portate il sorriso in mezzo a notizie cupe, fate sorridere la gente. Insomma, li ha chiamati. Ah, ok. Secondo per me di come fare il loro lavoro, come fa sempre il Papa, no? Raga, io so cosa è successo. Sì. Il Papa si ride, si scherza, ma sappiamo tutti cosa ha detto nelle ultime settimane, no? Quella parola fro ha usato questo sostantivo. Secondo me ha visto, non sto parlando di noi, però ha visto che sono usciti un po' di reel, un po' di contenuti. Dici? Social. Ha visto che c'erano un po' di slide Canva. Okay. E ha detto: aspetta che mi chiami i comici, so, che vero, mi fanno un po' barriera. Non ha organizzato in due minuti, ha detto: però non chiamo solo gli italiani, perché già che ci sono chiamo anche gli americani. C'era anche Christian De Sica, ovviamente. Sì. Gli avrà detto a Mignotella, al Papa: a Baba, a Mignotella. Ma senti, non che la cosa si potesse verificare, ma se ti avessero invitato dal Papa, tu saresti se andato? Se ci avessero o no invitato, diciamo che sono rimasto un po' offeso di non aver ricevuto la mail. Okay. Noi saremmo andati per il content, saremmo andati per girare una puntata di Katia. Oh, però vale, guarda caso, noi nessuno ci invita. Allora, diciamo che se c'è un ufficio stampa che deve scegliere chi invitare e chi no e si fa un giro sull'Instagram, il nostro non è esattamente, no, proprio non piace, a secondo favore me non di Papa piace. Però posso dire, noi qui a Katia, Katia, vogliamo dire al Papa: lo spazio qui c'è. Cioè, se lei vabbè, vuole venirci a Katia, sì, e dire due paroline, noi comunque lo spazio però non qui come ce Fazio, cioè deve venire fisicamente qui. Sì. Col lavello e tutto, cioè, perché sennò viaggio, eh. No, ma sennò poi è un problema a montare, cioè l'audio è diverso, insomma. Ma comunque il Papa le sa queste cose, sì, sarebbe sì, ben sì, disposto. Assolutamente. Grazie Papa. Abbiamo tempo di una veloce annusa la fake news prima di chiudere la puntata. Solo? Ma io poi sì ho anche camicia di forza dilla da raccontare. Al volo, al volo. No, allora cioè tienila per la prossima volta. Vale. Ma per non la sappiamo volta quando è la prossima volta. Vabbè. Sì, vale. Nel senso, parte da un avvenimento della nostra vita, ma ormai è lontano. Però allora poi ci fa ragionare. Se vuoi fare quello, non facciamo annusa la fake no, news. No, dai. Dai, guarda che finto modesto, non si se può vuoi. Allora, annusa la fake news e poi ricordiamoci e ricordateci la prossima puntata di parlare di hashtag camicia di forza, sì, va bene? Va bene. Perché è carino. Allora, annusa la fake news. Che cos'è? La rubrica più attesa di questo podcast. Da mi chi? Scrivono mail persino dall'America. Non è vero. When is annusa la fake news coming no back? Perché vogliono sapere. Come si dice annusa la fake news in inglese? Annusa la fake news. No, smell. Tra l'altro, nei commenti ci hanno detto: perché non la chiamate
annusa la fake news o annusa la fake news, cioè perché non trovate ah. Perché allora grazie per questo suggerimento, io fa continuerò schifo. A chiamarlo. Non è vero, fa schifo, vero. Raga, anche voi, ma vi ascoltate quando parlate? Ogni tanto date delle idee di merda. Non è vero, una bella idea. Allora annusa la fake news. Una bella idea se sei un bambino di 6 anni, dai. Ma noi siamo dei bambini di 6 anni. Annusa la fake news funziona così, sì. Io ora leggerò a Edoardo 3 notizie. Di queste 3 notizie ce ne sono 2 vere e una falsa. Perché Edoardo dovrà mai a dirlo annusare facile? Annusare la fake news. Ok, ce n'è una falsa. Si chiama annusa la fake news perché è una, una. Se no si chiamava annusa le fake news, news. Ed ha anche una sigla, certo, questo segmento. Vuoi farcela tu? No, la cantiamo assieme, sì. Annusa la fake news, annusala anche tu. Mamma, bellissima, sì. Io credo che la gente più che il segmento aspetti la sigla. A me le mail sono arrivate per questo. Allora, prima notizia, Michigan Unziker riceve una lettera con 100 anni di ritardo. Era stata spedita nel 1920. Seconda notizia. E sempre tu ci leggi solo il, solo titolo. Il titolo. Seconda notizia. Famiglia allargata allo zoo di San Francisco. La gorilla Coco adotta 2 gatti. Ok. Terza bene. Notizia. Parigi sfonda con l'auto la vetrina del supermercato. Si giustifica dicendo: non trovavo parcheggio. 3 notizie. Allora, fammi dire la frase di Rito. Già, sì, è vero. Annusa la fake news. È la frase di Rito più di merda che ho mai sentito, perché è il titolo del segmento. È come, cioè, all'eredità non viene mai detto l'eredità. Allora, annusami queste fake news. Sì, mentre leggevi ho un po' annusato. Sì. Mi concentrerei delle 3 che hai letto sulla seconda. Sì. Cioè, famiglia allargata allo zoo di San Francisco. La gorilla Coco adotta 2 gatti. L'ho proprio memorizzato. Bravissimo. Come allora, da un lato ti direi è molto vera, mm-hmm. Perché di queste notizie di merda, lasciatemi sì. dire, se ne sentono troppo spesso. Certo. E i pinguini che giocano all'incularella, e i leoni che si leccano la frenga. Dai, insomma, ma ci sono sempre. Volgare. E poi adesso un gorilla che adotta 2 gatti. A parte che vorrei vederlo. Perché allora io ho le 2 probabili. La prima è vera, diciamolo. La prima, quella della lettera. Della lettera è vera. Secondo te? Me lo puoi è confermare? Secondo te è vera. Se io ho annusato. Poi lo vedremo. Devi darmi la risposta definitiva e poi vedremo. L'ultima, quella del di non Parigi. Trova parcheggio, parcheggia dentro il supermercato, mi puzza. Ok. Cioè, però, mi dico, però mi dico Alberto, va bene, va bene. Però adesso non voglio offendere, però mi dico Alberto sa scrivere meglio di così, certo. Quindi potrebbe essere un giornalista vero che l'ha scritta, certo. Così. Torniamo alla seconda. Alberto ha scritto la seconda. Certo che un gorilla e 2 gatti, diciamolo. Il gorilla secondo me ha un istinto vicentino. Quindi quei 2 gatti sì. Secondo me non sono arrivati a sera vicentino. Se sono entrati nella gabbia. Non vicentino. Quindi qual è la tua risposta definitiva? Qual è la fake news? Ti giuro, mi devo lanciare. Mi devo lanciare perché forse, dai, dillo. Sai che forse è giusto che io scelga l'ultima. Sì, Jerry, ho annusato. La fake news è la terza. Non trova parcheggio perché è già in Francia. Bravo. Hai indovinato. Hai indovinato. Allora, in velocità. Prima notizia vera. Michigan riceve una lettera con 100 anni di ritardo. Era stata spedita nel 1920. Sì, di sì. Una signora di nome Brittany Kitsch ha trovato nella cassetta delle lettere una cartolina datata ottobre 1920. La cartolina era indirizzata a una certa signora McQueen, cugina del mittente, e conteneva aggiornamenti sullo stato di salute di sua zia. Urca. Facendo un po' di ricerche, la signora Kitsch ha scoperto che la signora McQueen abitava in quella casa 100 anni prima e si è messa in contatto con gli eredi, che si sono dimostrati interessati a ricevere la lettera. Ma la zia alla fine, come vuoi che stia, è andata. È andata. Però vabbè, 100 dai. Anni dopo è andata. È vera anche la seconda notizia, quella della famiglia allargata allo zoo di San Francisco. Notizia del 2015. Assurdo. In occasione del suo 44esimo compleanno, l'addestratore della gorilla Coco le ha regalato 2 gatti. Coco aveva già manifestato il desiderio di far entrare dei felini nella sua famiglia ed è apparsa commossa ed emozionata. Coco, gorilla già conosciuta per conoscere la lingua dei segni e per capire più di 3000 parole in inglese, purtroppo è morta nel 2018. Allora, la gorilla Coco conosce la parola kit and mort? No, dai. La gorilla Coco come ha fatto a dimostrare interesse per avere 2 felini c'è questo video nella bellissimo sua di proprio ah lei, ma tu proprio hai fatto una ricerca, lei che si commuove nell'aprire il gatto in due no, nel spogliare il gatto e aprire la scatola dentro la quale c'erano dei gatti. Ora è brutto da dire, ma erano dentro una scatola. Ma puoi regalare un animale a un altro animale? È come ma se sì, a noi ci regalassero dei bambini. No, un bambino direi vabbè dai. Alberto, devi, mi spiace, ma devi fare un corso di giornalismo. Comunque, cioè, sono l'unico che prepara cose per questo podcast, ma se ho preparato un sacco di argomenti. Comunque un po' di rispetto, grazie. Hai ragione, no.
sono curioso di sentire la prossima annusa la fake news. Grazie. Prego, comunque, prego. Ma ora è arrivato il momento di leggere i vostri commenti, quelli che ci avete lasciato nella sezione commenti di YouTube, in cui rispondevate alla domanda che vi abbiamo posto noi, e ve l'abbiamo posta noi, che era: quelle volte in cui vi siete incazzati, un vostro sfogo pubblico dove avete pubblicamente appunto sbroccato. Sbroccato. Susanna ci scrive: evento successo poco tempo fa. Una mia prof inizia a parlarmi con tono accattivante, dicendo che ero una scema perché non avevo studiato per un'interrogazione. Quindi io, piena, mi alzo e l'inizio a urlare con un tono cattivo che lei non poteva permettersi di dire una cosa del genere a una studentessa e che avrebbe dovuto cambiare lavoro. Lei si incazza e mi porta dalla preside. Finisce con la preside che dà ragione a me. E poi abbiamo aperto una petizione per mandarla via. Siamo riusciti a farla licenziare. Ma mamma mia, la Gen Z proprio non molla un cazzo. Ma siamo sicuri che sia Gen Z? Dice, è successo poco tempo fa. Sì. Urca la badula. Ma quanti professori avremmo dovuto mandare cacciare via? Tu quando... io credo del 96% di quelli nessuno che restava a insegnarci le cose. Restava uno, forse due. Allora, posso dire un'altra cosa senza che Susanna si offenda? Sì. Susanna, mi sa che quella che avete mandato via era la prof di italiano, perché tu mi scrivi petizione con due Z. No, lo dico, Susanna. Susanna è un nome a capo. Però è per dire, stacci attenta, perché poi sembra che no, certo, aveva ragione. Ho capito cosa intendi. Dedalo ci racconta della sua sbroccata sul pullman con la mia migliore amica del liceo, appena uscita da scuola. Dei ragazzini della nostra età che c'erano vicini ridacchiavano e con un righello le misuravano il braccio. Lei era leggermente in carne e in quel momento impietrita dall'imbarazzo. Io afferro il righello, segno 4 centimetri con il dito e glielo riconsegno dicendo: tenete, vi basta questo per misurarvelo. Mi sono sentita una paladina della giustizia. Oh, allora, ricordiamolo, il body shaming non ha mai senso. Però a body shaming con i rincoglioniti si risponde con body shaming. Con dick shaming. Cioè, sveglia. Ma i giovani non dovevano andare a drogarsi nei parchetti. Questi vanno in giro col righello come se fossero, sai, quei quadri del 1800 che sono tutti lì che guardano il cadavere con questi strumenti strani. Grazie per questa immagine. Ma vai a drogarti in un parchetto e non rompere i coglioni. Bruciati sti tre neuroni che ti sono rimasti. E chiudiamo con Overthinking, che ci scrive: il momento sbrocco divertente è di mia madre. Oh. Quando un tipo, vedendola passare, le ha detto con voce da porco. E fa interpretano. Che te farei? E lei, con una calma estrema, finge di guardarsi attorno, guarda me ed esclama: la senti anche tu questa puzza di merda? E poi guarda il tipo e conclude: ah, sei tu. E se ne va. Oh. Ma che iconica. Le mamme sono sempre, sempre, sempre avanti. Sanno sempre cosa dire, anche a chi parla loro con la voce da porco. Ma sì, chi è che fa la voce da porco nel 2024? I boomers. Magari sai, anche uno speaker radiofonico che ti trova per strada, che ti deve era comunque uno dire indizione. Era uno speaker radiofonico di Radio Merda, diciamolo. Ehi, bambola. Va bene, Alberto. Grazie. Grazie per i vostri commenti, per aver condiviso i vostri sbrocchi. Ora vi facciamo una domanda a cui vi chiediamo di rispondere nei commenti della puntata di YouTube, così da poterli leggere la prossima volta. La domanda è: unpopular opinion sulla frutta. O sul cibo in generale anche. Se vi viene sulla frutta, meglio. Sul cibo in generale capiamo. Mi raccomando, argomentate con divertentezza, così leggeremo i vostri commenti nella prossima puntata di Katia. E ora è il momento di salutarci, sì, signor Bertino, ma non prima di una melodiosa canzone. Una song che dedichiamo al melone. E-C-E-S-E-S-E-O. Melone, melone, puzzi di cadaverone. Melone, melone, piuttosto che mangiare te mangerai un pettolone. Il pettolone è la merda, non so se si è capito. Melone, fai schifo come la merda. Ciao, ciao.